Lo Spezia non ripete la buona prestazione di Venezia, con la Reggiana c'è un'altra sconfitta casalinga, anche se anche questa sera si è giocato, questo pomeriggio si è giocato allo stadio di Novanuzzi di Cesena, c'erano però almeno 1000 spezzini contro gli 800 tifosi della Reggiana che si aspettavano una vittoria, o comunque si aspettavano di nuovo una prestazione all'altezza della situazione. Spezia che invece è stato sovrastato nel primo tempo da una Reggiana molto, diciamo, soprattutto molto più in palla dal punto di vista della determinazione, della voglia e anche del gioco rispetto allo Spezia. Spezia che ha avuto grosse difficoltà a riuscire ad organizzarsi e ad avere la meglio rispetto a una squadra che la pressava in tutte le zone del campo. Primo tempo però le occasioni praticamente sono state più o meno le solite da una parte e dall'altra, un tiro pericoloso di Verde da parte dello Spezia, un'altra situazione pericolosa, ma soprattutto una parata di Dorongoski su un colpo di testa pericoloso, ma è stato il secondo tempo che la Reggiana lo ha sfruttato per vincere la partita, andando in vantaggio con Gondo dopo 5 minuti, un cross dal fondo, Gondo si è trovato solo in mezzo all'area di rigore, non ci è arrivato Dorongoski, non ci sono arrivati Nicolao e Mull e quindi il gol del vantaggio. Spezia che ha provato a cambiare qualcosa, Alvini ha inserito Zulkowski, ha inserito altri cambi, non c'è stata, o meglio, c'è stata la reazione, ma non ci sono state tantissime occasioni da gol. Spezia quindi ha avuto difficoltà anche, è andato un po' meglio rispetto alla partita col Como, ma certamente ha avuto qualche difficoltà a creare situazioni offensive, mentre la Reggiana con la straripante forza fisica di Gondo è continuata a essere pericolosa in zona offensiva fino ad arrivare al raddoppio, sempre con un cross laterale e un tocco ravvicinato ad anticipare Mühl e Dorongoski. Sul 2-0 la partita praticamente è andata nei minuti finali con lo Spezia ancora a provarci, alla fine al 95esimo è arrivato il gol di Pio Esposito su calcio d'angolo di testa che ha portato il risultato sul 2-1, ma era troppo tardi, è vero, c'è stata un'altra possibilità, un altro calcio d'angolo, ma la partita a quel punto era finita. Ora, che dire, ci si aspetta assolutamente una reazione diversa da parte della squadra martedì prossimo, quando sempre qui al di Novanuzzi alle 20:30 scenderà questa volta il Brescia. Bisogna assolutamente far risultato, altrimenti anche la panchina di Alvini comincerebbe a traballare e insomma si andrebbe anche a creare una situazione anche di classifica veramente veramente difficile. Quindi niente da dire, bisogna assolutamente reagire martedì prossimo con un risultato positivo. A voi la linea.